Cioè, ma io stavo per registrare, non è che qua code, cose, baci, sì, baciamoci tutti, baciamoci, amore, sì. Perché ti vengono questi istinti affettuosi proprio mentre devo registrare un video? E rieccomi in vostra compagnia. Oggi sono con voi con una piccola quantità di prodotti bocciati. Piccola perché in tutti questi anni ho affinato l'olfatto. Sono alla ricerca costante di prodotti make-up, ma diciamo che vedo già quale può non fare a caso mio. Per oggi sono in compagnia di questa mini bustina di prodotti bocciati. Vado a spiegarvi perché proprio non mi piacciono. Parto con un bocciato un po' clamoroso per quanto mi riguarda. Ho amato infatti questo mascara perché su di me garantiva un effetto subito di ciglia annerite, incurvate, allungate all'inverosimile e super 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 volumizzate, ma questo effetto super super piacevole me lo dà solo quando stavo in casa o indossavo la mascherina per non più di 10 minuti. Mi avete visto tante volte indossare questo mascara nei video e alcune di voi mi hanno anche detto che mascara indossi ti fa delle ciglia da paura, e in effetti la performance di questo mascara è veramente interessante, se non fosse che l'ho indossato per andare a lavorare in negozio. Nei luoghi di lavoro sono anche i posti dove testo attivamente il make up, soprattutto ora dove con l'indosso della mascherina ogni tipologia di trucco che andiamo a indossare viene messo davvero a dura dura prova. Anzi, vi invito a vedere il mio video, ve lo lascio qua sotto nel box informazioni, nella parte della descrizione sotto il video. Io ho registrato qualche giorno fa il video con tutti i prodotti a prova di mascherina e a prova di lavoro per tante ore indossando la mascherina, utilizzando una selezione di prodotti che si sono comportati benissimo anche dopo ore e ore di mascherina, ve lo lascio qua sotto. Insomma, vi dicevo che per andare in negozio ho indossato questo mascara e sto parlando del More Volume Mascara di We Makeup. Dopo circa un'ora che indossavo questo mascara, ho iniziato ad avvertire un senso di ciglia bagnate. A quel punto ho fatto questo movimento, mi sono ritrovata chili e chili di mascara sulla mano. Come vedete dalla foto, il mascara mi ha stampato su tutta la parte superiore della palpebra, portandomi ad avvertire anche un pizzicore che, indossando il mascara in altre giornate, magari per stare a casa, per uscire in giardino, per svolgere delle pratiche da casa o dei video per voi, non avevo mai, mai avvertito. Un mascara che ha avuto modo di deludermi. Sapete che nel corso dei mesi ho utilizzato diversi mascara con mascherina, alcuni si sono comportati bene, altri benino, altri non molto bene. Questo mi ha creato un vero e proprio disagio per tutta la giornata lavorativa, ma soprattutto questa continua percezione di qualcosa che cola, che va negli occhi, che offusca, di prurito. Avrei voluto avere uno struccante con me, Cribbio, mi ha veramente tolto concentrazione nel momento in cui dovevo fare un conto, uno scontrino, dovevo assistere un cliente. Sapete cosa penso io del beauty? È un qualcosa in più per renderci più carine, ma anche un momento di relax, di gioco, di femminilità, di frivolezza, che è benedetta in momenti come questo, ma in quel giorno per me questo non era un semplice mascara, era uno strumento diabolico e gocciolante che mi stava letteralmente rovinando la giornata di lavoro. Ecco perché mi ritrovo a bocciarlo. Ottimo mascara usato in casa, ma sarebbe molto riduttivo fare una recensione che non contempli anche l'indosso della mascherina, perché è una pratica ormai entrata nella nostra quotidianità a pieno ritmo. Ecco perché questo mascara purtroppo non ha scuse, è un bocciato. Altro bocciato, questa palettina di Belle Hypogenic, questo brand che mi aveva inviato un po' di cose, vi avevo anche fatto un video. Questa non sono per nulla riuscita a utilizzarla. È un quad di correttori, li trovo particolarmente secchi applicati in aree come quella del contorno occhi, dove ho provato a utilizzare più aranciati. Non sono riuscita a utilizzarli nemmeno per coprire le discromie sul viso, perché il prodotto va a separarsi, quindi si sposta, non copre, insomma. Insomma, queste palettine non mi sono particolarmente simpatiche, ma questa per me al momento è totalmente inutilizzabile. Addirittura ho provato a usarla per coprire le varie discromie, ma nulla, la texture proprio non fa il caso mio, non dura niente, sposta il prodotto, sposta anche il fondotinta che vado a mettere sopra. Praticamente per me è inutilizzabile. Un prodotto che boccio, l'ho trovato in uno delle ultime Boxy Look Fantastic, magari qua sotto mi suggerite quale, perché prima ci pensavo e non riesco a farmela venire in mente. Il brand è Jacka Black e queste sono le loro Glow Drops. È un primer viso dall'effetto illuminante. Vi faccio vedere perché lo boccio, ragazze. Ho dovuto struccarmi. Allora, voi lo appoggiate sul dorso della mano e trovate questo prodotto che sembra molto carino, sembra proprio un primer ultra luminoso, e subito vi figurate d'essere J.Lo, no? Invece andate a stenderlo sul viso e inizia a creare
forse in camera non viene neanche ben percepito, una scia di glitter davvero fastidiosissimi che si percepiscono tanto sul viso. La stesura del correttore o del vostro fondotinta al di sopra non viene in nessun modo agevolata. Sembra veramente che vi siete truccate con i puff dei coriandoli di carnevale, cioè è immettibile una roba del genere per me. Questo prodotto però non lo butto, voglio utilizzarlo magari in estate per dare dei brillantini, proprio perché qua si parla di brillantini ben percepibili. Insomma, si può sicuramente riutilizzare questo prodotto, ma non lo userò mai più sul viso, proprio perché l'effetto sul mio viso non è affatto elegante, non è affatto piacevole. Si tratta praticamente di una scia di brillantini, brillantozzi li definirei, molto molto fitti, non troppo spessi ma molto visibili. Non è proprio il genere di primer illuminante viso che vado a ricercare, non lo userei neanche come illuminante su alcune aree del viso, perché l'effetto è quello di glitter del vostro ombretto che sono caduti. Prossimo bocciato, un prodotto da farmacia. Spesso acquisto cose in farmacia per testarle per voi, più che altro perché io preferisco Sephora alle farmacie, devo essere onesta. È un'altra percezione di acquisto, diciamo, cioè la profumeria è una cosa, hai un altro vibes, la farmacia, oh, di solito ci vado a comprare le medicine, ragazze. Il cosmetico da farmacia, nonostante ci siano tanti brand validissimi, molto validi, lo sappiamo, ve ne ho parlato decine di volte, ve ne ho promossi, eccetera, è un'altra esperienza di shopping, non neghiamo questo aspetto. Quando si parla di beauty, secondo me la profumeria è una esperienza, proprio il termine è questo, diversa, più leggera, più bella, più positiva. Comunque avevo provato questo fondotinta compatto del brand Korf. Korf ha validi prodotti, avevamo visto diverse cosine sul canale, ma questo, ragazze, è proprio un flop. Tra l'altro non costava nemmeno poco. Lui è il fondotinta compatto di Korf, eccolo qui. La nuance che avevo preso è la media, c'è anche la spugnetta all'interno. Questo è come si presenta il fondotinta, bello scavato, carino il package, mi piace molto, nero, molto professional. Però questo fondotinta compatto in crema è assolutamente sconsigliato per quanto mi riguarda. La coprenza non arriva mai a essere né media né alta, quindi un fondotinta la cui coprenza non va bene, e soprattutto un fondotinta che su di me, che non ho, soprattutto in questa stagione, una pelle particolarmente grassa, anzi tutt'altro, sta diventando sempre più secca ogni anno che passa, tende a buttare fuori oleosità, quindi divento proprio luminosa, oleosa in viso, e soprattutto ancora, cosa che non mi accade con nessun fondotinta, soprattutto ancora dura giusto il tempo di un saluto. E non sto parlando di mascherine o cose varie, se io questo fondotinta lo vado a applicare anche sopra un primer per stare in casa, dopo un'ora questo fondo, anche se fissato con cipria, non dura, svanisce. Sicuramente è un grande bocciato per me, ha dei limiti strutturali proprio molto molto consistenti, insuperabili. Tra l'altro il prezzo non è neanche economico, e questo è un prodotto di Korf che proprio non vi consiglio. Vi devo parlare dei motivi per cui boccio questo eyeliner. A me si è proprio rotto così, davanti senza scrupolo. Allora, questo costa poco, per carità di Dio, però ragazzi, io ho provato a riutilizzarlo perché non amo sprecare le cose, anche se le compro per fare i video eccetera, non mi piace per cose per casa. Diamond Liquid Eyeliner di SheGlam, il brand in vendita su Shein. Io sento recensioni entusiasmanti, vi ho fatto un video completo testando tante cose di Shein, e questo l'avete visto all'opera, mi ha schizzato subito il colore, si è proprio estratta la pennina in diretta, mi ha proprio fatto la macchia, lo schizzo di colore. Io capisco il low cost, ma in Italia abbiamo dei brand super economici che il prodotto, almeno la confezione, ragazzi, la fanno con un occhio di riguardo. Questo è un prodotto purtroppo che ho provato a riutilizzare, perché vi dicevo, non amo comunque sprecare cose, anche se le compro per il canale, anche se il canale prevede acquistare cose o riceverle per fare recensioni e quant'altro, però non mi piacciono gli sprechi, ma questo prodotto è totalmente inutilizzabile. Un prodotto che non riesco a utilizzare, un bocciato clamoroso, è questo, mi era stato inviato dal sito Marianne, ed è lo Skin System Hydrate, una crema contorno occhi idratante dall'effetto defaticante e sgonfiante su borse e occhiaie. Ora si chiama Hydrating SOS Eye Cream,
E ragazze, no, questo è proprio un bocciato. Brand Skin System lo trovate presso le profumerie Marie Anneau. Sono anche curiosa di provare alcuni trattamenti che ho visto sul loro sito online, ma questo contorno occhi non fa proprio al caso mio. Leggerissima, trasparente, acquosa, bellissima come consistenza la texture, prodotto molto leggero, si assorbe subito, ma questo prodotto invece che andarmi ad aiutare il mantenimento dell'idratazione dell'area del contorno occhi, me la va a seccare, come se andasse proprio a sensibilizzarmi l'area, come se me l'andasse a inaridire ancora di più. E comunque fatemi sapere se avete provato qualcosa di questa linea e come vi siete trovati voi. Ora, bocciato clamoroso, sono forse cambiati i miei gusti? Non ho idea. Il prodotto che sto tenendo in mano, che vado a bocciarvi, mi aveva colpito quando lo acquistai per la prima volta circa 2 anni fa. Oggi ve ne parlo perché è uno dei miei bocciati, ora vi dico i motivi, e ve ne voglio anche parlare perché è da pochissimo in vendita ufficiale anche negli store italiani. Jeffree Star è il brand e lui è l'illuminante liquido di Jeffree Star, il Liquid Frost. Bello il packaging Jeffree Star, un po' come tutti i suoi prodotti, ma questo illuminante, che è super super evidente, non fa veramente più al caso mio, forse non ha mai fatto al caso mio. Torniamo sulla falsa riga degli illuminanti troppo artefatti. Attraverso la telecamera potrebbe sembrarvi anche un buon prodotto, se non fosse che una volta andato a stendere sul vostro viso, è sempre la stessa che vi ho citato poc'anzi in riferimento a questo prodotto, ovvero glitter caduti, glitter sgretolati, pagliuzze evidenti, scomposte, non omogenee sul vostro viso, che creano quell'effetto illuminante cheap, pacchiano. Non mi piace, voglio dire, ho 34 anni, mi merito un illuminante a effetto radioso, satinato, effetto vedo non vedo, strong, se voglio applicarlo strong, ma non un illuminante che mi regala lo stesso effetto di un ombretto glitterato caduto su tutto l'alto zigomo dopo una notte in discoteca a ballare, con le discoteche chiuse tra l'altro. Dai, no ragazzi, siamo seri. Bellissimo l'effetto in fotocamera perché vedete che ha illuminato, guardate anche la mano come sembra bella, omogenea, luminosa, che specchio, che fascio di luce, ma dal vivo è un'altra roba, vanno visti dal vivo. Prodotti come questi rendono un'idea di make up non elegante, perché non va ad adagiarsi sulla pelle in modo omogeneo, ma vi lascia una strisciata luminosa su cui riuscite a intravedere ogni singolo glitter. Può andare a gusti, può piacervi questo effetto, per me è un grandissimo no. Ultimi due bocciati. Il primo è un prodotto che ho provato a usare proprio per il solito motivo che vi dicevo prima, non amo troppo gli sprechi. Ho provato con questo fondotinta Sien a fare qualche applicazione per uscire, non solo per andarci a lavorare, dove magari mi serviva una base leggera, vedo non vedo, ma anche per stare qua sotto un'oretta. E no, ragazze, questo ve l'ho già bocciato ampiamente. Su di me questo prodotto non dura, non copre, lo trovo molto oleoso. Lui è il Sien Liquid Foundation. Appena applicata la sensazione è anche molto piacevole di questo prodotto, perché ricorda per certi aspetti quello di una CC cream. La texture infatti è quasi idratante, fluida. Applicato col pennello lascia strisciate, voi non riuscite a ottenere una base omogenea. Applicato con la spugnetta il prodotto viene levato via, come se si spostasse, cioè tu lo insegui, tu lo vai a applicare, lui sembra quei giochini, avete presente i giochini del gatto e il topo sui computer? Ecco, lui si sposta, tu non riesci a appiccicarlo, non riesci a tenerlo fermo. So che tante di voi si sono anche trovate bene con questo fondotinta, sicuramente ogni opinione è personale, ogni esperienza col prodotto è strettamente personale. Se dovessi dirvi che questo prodotto su di me è accettabile, sarei qua a mentire. Questo prodotto non dura, non riesco a stenderlo, non è omogeneo, mi lucida il viso, non copre nulla, insomma un vero e proprio flop. Non mi ricordo se l'ho pagato 3-4 euro, ma sono 3 o 4 euro buttati via. E l'ultimo prodotto, mi viene da dire meno male che l'ho preso in mini taglia, è questo mascara di Anastasia Beverly Hills. Questo è Lash Brag Volumizing Mascara di Anastasia Beverly Hills, un brand di cui ho tante cose e mi trovo benissimo con tante tante cose. Oggi ho anche le sopracciglia firmate Anastasia, ma con questo mascara non c'è veramente feeling. L'effetto è molto molto naturale, nonostante sia un mascara volumizzante, raccoglie bene le ciglia una a uno, le va a foderare con questa texture impalpabile, molto leggera, che le apre bene a ventaglio, se non fosse che
Dopo 20 minuti le ciglia iniziano a afflosciarsi, c'hanno proprio un cedimento, svenissero, quasi come se svenissero. E dopo già 2 ore, oh, ma senza mascherina, anche stando a casa tranquilla senza sudare lì in modalità mummia, questo mascara è come se venisse lavato via. Lo stesso effetto di questo mascara me lo danno alcuni mascara che purtroppo ho bocciato in questi mesi, in questi anni, mascara bio. Questo mi regala il solito effetto, non dura nulla su di me, è come se svanisse. Lo vai a applicare sulle ciglia, non raggiunge mai un effetto impattante, non fa i falchi, neanche se lo supplichi di farti i falchi. Ma nonostante questo tu dici, vabbè dai, però l'effetto è carino, no, dopo 2 ore tu è come se non avessi applicato nulla. Tra l'altro invece, se lo andate a indossare con una mascherina messa anche per 20 minuti, questo è uno di quei mascara che regge veramente poco, il tempo di un saluto, sgretola via, si scioglie via o addirittura ve lo potete trovare ridotto in pezzettini nell'area del contorno occhi. Ebbene ragazzi, questi erano i miei bocciati del periodo, spero che questo video possa esservi stato utile, se gradite che vi raduno altri bocciati, perché sì, nonostante abbia il fiuto di un cane da tartufo, spesso e volentieri me ne capitano ancora di bocciati. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi è utile, fatemi sapere se volete il video dei prodotti finiti e recensiti, che ne ho alcuni da parte. Noi ci vediamo prestissimo, vi aspetto qua sotto nella sezione commenti e anche sul mio Instagram, mi trovate come Osservatrice Scaltra anche lì. Vi ringrazio per avermi ascoltato blatterare per tutto questo tempo e come al solito non scordate di starmi bene.